Buongiorno a tutti. Super Basketball continua a occuparsi di pallacanestro femminile. Siamo oggi al telefono con coach Daneri della Polisport Lavagna, che come sapete quest'anno partecipa alla B femminile in Toscana. Ciao coach. Ciao Bruno e buongiorno a tutti. Grazie per la disponibilità. Partiamo appunto da questo. L'anno scorso eravate ancora in Liguria a lottare, diciamo, in un campionato un po' strano, ibrido, con diciamo, le squadre che sono rimaste quest'anno in C, ma sostanzialmente eravate voi la cestistica savonese che avevate una marcia in più apparentemente. Quest'anno in estate è arrivata la notizia che avrete potuto partecipare alla B in Toscana, ovviamente. Com'è andata, diciamo, come avete accolto questa opportunità? Ma diciamo che come già l'anno scorso abbiamo fatto richiesta sia a FIP Liguria che a Roma di poter partecipare a un campionato interregionale, perché crediamo che, diciamo, il nucleo storico che ha giocato alla Lavagna, che gioca alla Lavagna, comunque il loro palcoscenico giusto potrebbe essere quello di un campionato interregionale, senza nulla togliere a quello che è stato l'anno scorso, e comunque alla fine dei conti sono state anche delle partite abbastanza vere. Comunque abbiamo fatto questa richiesta qua, e quest'anno, a differenza dell'anno scorso, si sono venuti incontro, hanno accettato questa richiesta e quindi è venuta poi la possibilità di andare a fare il campionato toscano. E sinceramente non ci aspettavamo più, perché comunque ci hanno comunicato ad agosto e pensavamo già, eravamo già nell'ordine di idee di fare il campionato libero. Però poi alla fine abbiamo preso al balzo la possibilità di andare in Toscana con estrema felicità, ci siamo messi all'opera per organizzare la squadra e prepararci al meglio. Certo. E diciamo che come inizio di stagione avete avuto la possibilità, diciamo, di partire con la Coppa di Toscana già, e dalle quali in realtà siete usciti poi sostanzialmente per quoziente canestri dopo il primo girone. Poi avete avuto due gare di campionato, va bene, due sconfitte, però diciamo non senza recriminazione, nel senso che forse con qualcosa in più qualcosa magari si poteva portare a casa. Tu come giudichi l'inizio, combinando, diciamo, sia la Coppa sia questo esordio in Toscana? Ah, sapevamo che per noi l'inizio non sarebbe stato semplice, perché comunque avendo ragazze che lavorano tutte e comunque avevamo problemi iniziali a esserci sempre tutte, e quindi dovevamo organizzare le cose e vedere come si riusciva ad andare avanti. Quindi avevamo pensato a gestire la Coppa come, tra virgolette, due amichevoli, anche se due amichevoli forse non erano. Sì. Abbiamo giocato una pessima partita a Lucca e poi, come dicevi te, non siamo andati avanti per questo intercanestro, perché poi abbiamo vinto in casa con Nico Basket, che sulla carta è, se non la squadra più forte, la seconda squadra più forte del campionato. E fino al 2013 alla fine eravamo sopra 14, lì nel divario giusto per si poteva fare. Poi alla fine abbiamo gestito male un paio di possesse e poi è andata via la possibilità. Dico, noi avevamo preparato la partita con Nico Basket quasi anche non pensando alla possibilità di andare al Final Four. Poi per come è andata la partita, poi a un certo punto ci abbiamo anche pensato, però per un certo momento ci stava bene così. Loro negli ultimi due minuti è venuta fuori la super squadra che sono, quindi hanno meritato di prendersi la semifinale della Coppa Toscana. Sì. Invece per quanto riguarda il campionato, diciamo che abbiamo buttato via due punti alla prima giornata, perché sopra 11 a metà a Rifredi di Firenze. Sì. Abbiamo giocato un bruttissimo terzo quarto, siamo andati addirittura sotto di 8 di 9, tant'è ancora riusciti a rigirare la partita, perché alla fine eravamo sopra 1, solo che poi abbiamo gestito male il possesso offensivo, ancora peggio quello difensivo, e poi abbiamo perso di 4 punti alla fine contro una squadra che
ci avevano raccontato forse non di altissimo livello, che però alla fine poi ha vinto con noi e domenica scorsa andiamo con Firenze, che è una buonissima squadra, ha perso ma se l'è giocata per più di 30 minuti. Sì. E quindi diciamo una buona squadra anche quella. E poi abbiamo perso con Livorno sabato in casa, una partita rognosa, difficile, perché loro sono venuti su mettendola sul piano fisico forte, ancora sì. Hanno messo le mani addosso, giustamente, hanno messo la loro fisicità, perché sono un gruppo di 3-4 senior che hanno giocato in A2 ampio minutaggio, più 6 ragazze under 18. Che hanno fatto la finale nazionale, che vanno a 200 all'ora e ci hanno messo abbastanza in difficoltà, anche se comunque alla fine, anche lì, se non avessimo dato via la partita nel secondo quarto, prendendo un break che si poteva evitare, sì. Si poteva anche giocare. Via. Cioè, e quindi alla fine di tutte queste, vabbè, 3 sconfitte nella vittoria, ma diciamo di tutte queste partite effettivamente forse qualcosa in credito l'avete, se riuscite ad essere magari un po' più... Tu dicevi in qualche occasione un po' più cinici, cinici. Un po' più lucidi, perché 2 punti dovevamo avere, cioè, se fossimo stati un po' più lucidi 2 punti dovevamo avere, perché la partita, cioè l'avevamo in mano, buttata via, poi ripresa e poi ributtata via. Sì, tranquillamente. E senti, tutto questo con un problema di infermeria diciamo abbastanza notevole, direi, no? Non so se vuoi raccontarci come sta andando, se c'è qualcosa che migliora magari. Il problema è abbastanza evidente, non vorrei trovare alibi, perché sono una persona meno adatta a voler trovare alibi. No, giusto, e certo. Non ne vorrei, e anche con le ragazze ne abbiamo parlato, ma siamo quelle che siamo e abbiamo, cioè, dobbiamo cercare di andare avanti così. Il problema è che se togli alla nostra squadra Federica, Fortunato, Chiara, Principi, facciamo fatica per leadership, facciamo fatica nella parte difensiva e facciamo tanta fatica nella parte offensiva, perché togli, cioè, 2 terminali importanti per noi. Poi va bene, quest'anno c'è la del calcio, che sappiamo tutti che è, però comunque sono 2 anni che non gioca, comunque bisogna piano piano rimetterla a posto, però cioè, negli anni queste 2 qua sono le 2 che si prendevano la percentuale più alta di squadra, quindi devi ricostruire tutto, devi cercare di dividere responsabilità, eccetera. Poi Federica Fortunato forse potrebbe tornare l'altra settimana, non questo sabato, forse quello dopo, forse. Okay. Chiara è molto più lunga. Sì, perché parlano di operazione, se parlano di operazione vuol dire che forse non l'abbiamo più. Certo. Quindi dura perché oltre che non ci sono loro, bisogna chiedere sacrifici alle altre e siamo un po' cotte, perché poi alla fine la rotazione si stringe e quindi gente che deve attaccare un numero più o meno, adesso deve stringere i denti, giocare molto di più, fare allenamento e vabbè. Chiaro. Salutiamo intanto, adesso sono in bocca al lupo a Chiara e chiaramente anche a Federica, sì, che però mi sembra, speriamo che sia più in direttura d'arrivo, diciamo. Sì. Senti, veniamo alla partita che vi aspetta con Florence, squadra che condivide con voi 0 punti, non so se questa cosa era preventivabile o no, forse sì, come la vedi comunque, c'è qualche opportunità, ovviamente ci si va sempre sperando di... quello che abbiamo sempre detto, cioè Quintana che sono alla Bagna, forse abbiamo anche affrontato situazioni peggiori da quelle di quest'anno, perché il primo anno è sicuramente peggio di quest'anno, però andiamo sempre a giocarcela, sempre al meglio, quindi cercando in cuore quello che vogliamo fare noi. Il problema è che anche queste qua sono 0 vittorie, non hanno neanche vinto in Coppa Toscana, quindi cioè finora non hanno vinto una partita diciamo vera. Il problema è che se vai a vedere il roster, qua buona. Sì. Buona.
Poi, come dicono, non sempre le giocatrici fanno una vittoria, però se ieri sera guardavamo un po' parlato di Florence in palestra, e vai un po' a vedere, cioè Amato, che mi ha dato conto con Giovanni Valdano, è una buonissima giocatrice, hanno una nazionale maltese di 1,90 m che è più larga che lunga, e hanno altre due o tre giocatrici di buonissimo livello, tanto appena due stabilmente. Sì. Andare là a giocare una partita vera. Sì, no, partita facile, chiaramente qua non ce ne sono. Quindi. No, insomma, il girone è molto, molto equilibrato. Infatti, adesso, noi siamo partiti con un'idea, adesso con due sconfitte sulla schiena, un'idea forse un attimino da rivalutare. Però, anche se qua, comunque, le davano tra le pretendenti andare nelle prime tre e partono già 0-2. Sì. Quindi... Che loro devono vincere, se hanno veramente obiettivi veri, far bene, devono vincere. Devono recuperare, cioè. Ragazzi, sì, hanno perso in entrambi i casi di 16 punti, quindi neanche proprio partite tirate. Sì, poi ho letto un po', il sabato hanno preso un break importante, il secondo quarto, perché gli altri tre parziali li avevano più o meno gestiti. Sì. Però sarà dura, ma è dura per parti, insomma la differenza che stiamo notando quest'anno rispetto agli altri anni è che il livello fisico e di corsa e di intensità è molto molto più alto, cioè non c'è paragone a quello piemontese di 2 anni fa, ecco, sì. È proprio un altro livello, dico fisico perché magari tecnico non sì. Mi bilancerei più di tanto, però fisicamente becchi gente che va, mette le mani addosso a fisico. E quindi non è facile. Bisogna adeguarsi, chiaramente. Diciamo che comunque cioè, l'aspetto difesa, l'aspetto fisico, voi l'avete sempre curato molto, quindi diciamo si tratta di evidentemente adattarsi al metro di questo campionato. Ma sì, quello sicuramente. No, diciamo che se prendiamo 2 punti è un po' di ossigeno, perché si inizierebbe una settimana con un po' più di tranquillità rispetto a quello che è questo, comunque abbiamo lavorato, sì, ma manca un po' di serenità, perché comunque anche le ragazze girarsi non vedere 2 punti di riferimento, comunque pesa, certo. È sempre così, ovviamente così. Va bene, io ovviamente penso di poter fare per conto di tutto. Di tutti gli ascoltatori, chiamiamoli così, perché i lettori, gli ascoltatori oggi, il in bocca al lupo per la partita con Florence e per il resto della stagione ovviamente, sperando di poterci risentire poi con una situazione magari un pochino più tranquilla, speriamo, da tutti i punti di vista. Speriamo. Va bene. Grazie mille. Grazie Coach. Ciao Bruno. Ciao a tutti.